Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi monterò un altro accessorio come avevo detto nel video precedente. Prima però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, sempre sul test remoto. Allora, intanto mandiamo la sigla e ci vediamo dopo per presentarvi il nuovo accessorio che ho acquistato. Eccolo qua, il nuovo accessorio che ho comprato è un faro a LED posteriore della Custom Dynamic, la ProBeam, e questo è il Low Profile Light, cioè la versione più fine rispetto a quello originale che è parecchio sporgente. Non che sia brutto questo, però questo è tutta un'altra cosa. Questo presenta anche dei LED tutti messi in fila e ha, come da legge qui in Europa, la finestrella per la luce della targa. Adesso lo tirerò fuori dalla scatola e ve lo farò vedere. Ecco qua, l'ho tirato fuori dalla scatola. Naturalmente ci lascio la pellicola ora per montarlo, per evitare di sporcarlo troppo. Nella scatola ci sono le istruzioni, qualche adesivo della Custom Dynamic, la guarnizione nuova da mettere qui internamente nel caso fosse da cambiare. Il faro è semplice da montare, è praticamente plug and play. Vi farò vedere adesso come si smonta il faro ed è molto semplice. Andiamo a svitare il faro. Ecco qua. Armiamoci di cacciavite, ora io ho questo particolare, ma basta un semplice cacciavite, e cominciamo a svitare queste due viti. Svitiamola un po' di qua e un po' di là. Non ci rimane altro che staccare questo spinotto qui, tirando su questa linguettina, e viene via tranquillamente. Allora, prima di tutto dobbiamo mettere questo riempitivo adesivo che serve per tenere più stabile il faro quando è montato. Rileviamo l'adesivo bianco. Infiliamo questo così e cominciamo a posizionarlo. Questo lo infiliamo così, castriamolo bene. Ok, fatto. Vedete, anche in quell'originale avevamo questa specie di gomma piuma per isolare un po' le parti elettriche. Allora, non ci rimane altro che attaccare lo spinottino. Questa parte la mettiamo di sotto. Facciamo attenzione al filo che non si pieghi e lo spingiamo. Poi prendiamo le viti, quelle originali che erano montate sul faro originale, e le avvitiamo. Adesso possiamo levare la pellicola che ci dà noia. Poi bisogna avvitare con forza perché, essendoci quella gomma piuma sotto, bisogna proprio spingere finché non si schiaccia bene la gomma piuma all'interno. Accendiamo il faro. Eccolo qua. Guardate che spettacolo. Luce a LED fatte così. Adesso proviamo anche gli stop. Ora vi faccio vedere la differenza di grandezza. La differenza è questa. Come grandezza sono un paio di centimetri o tre
differenza, il faro è più corto e anche più bello esteticamente. Ecco qua ragazzi, il video è finito, è abbastanza semplice montarlo, vi lascio il link in descrizione per poterlo acquistare, c'è anche la versione più non più fine, ce n'è anche altre tipologie di faro, di disegni molto belli, di qualità molto alta. Niente ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!